In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile sul parallelo L'Atlante 42 crea Sir un Tribune. nuovo legame tra cittadini, territorio. Quale contributo Impresa. offre alla società il tuo lavoro? La prima opera più che ho fatto è stata un'opera realizzata a Peccioli, che è un piccolo paese vicino a Pisa, dove c'è un sindaco morto in gamba, a proposito, appunto, abbastanza, perché Peccioli mi sembra che gestisca la pattumiera di Firenze, perché un po' nella mia così. testa non c'era l'idea di trovare uno spazio, una piazza, una strada dove la mia opera potesse essere ben visibile. No, nella mia testa davvero c'era un'idea precisa, che era quella di fare un'opera che potesse non essere Già immaginare due pensionati contestualizzata. su una panchina che si tirano la gomitata. Dicono, guarda che roba, dove vanno a finire i nostri soldi, no? E allora io questo non lo voglio, dico, vorrei che la gente fosse contenta, no? Perché l'opera pubblica in quanto tale deve essere destinata soprattutto ai cittadini, no? I quali devono essere contenti. E lì il problema è quello, che poi per far sì che i cittadini siano contenti devi toccare la loro sensibilità, però dall'altra parte devi essere molto abile a far sì che l'opera abbia linguisticamente un profilo alto, se no altrimenti si cade in una forma di populismo demagogico che sarebbe dunque contro la stessa opera. E quindi D'arte, volevo sapere dai cittadini che cosa, quali le loro storie, volevo che l'opera, volevo che conoscere un po', insomma, sapere la storia del territorio, conoscere le radici, è forse l'unico modo, almeno pensavo, poi ho verificato che è fatto così, per far sì che l'opera potesse poi eventualmente radicarsi nel territorio. Insomma, fatto sta che dopo 4-5 mesi, dopo una riunione che abbiamo fatto, è nato questo lavoro, grazie al fatto che qualcuno ha detto sì, tra le cose che a noi piacciono, che ci interessano, che vorremmo, c'era un piccolo teatro qua dietro, nel quale noi negli anni 30, con gli anziani, pensionati, perché le riunioni le facevo con gli anziani, perché erano sempre al bar, e un piccolo teatro dove noi facevamo gli spettacoli, sabato sera dove ci riunivamo, dove facevamo le feste da ballo, E e io ma ho qual è il detto piccolo loro, teatro? vorrei ristrutturarlo e riportarlo come era in origine. Naturalmente non ci hanno creduto, perché questo viene da Milano, Strano. arriva lui, no? C'è solo una traccia di Chissà non che fregatura passaggio, c'è. questa c'è. È davvero, che è una iscrizione che c'è di fronte all'ingresso, al piccolo ingresso del teatro, che dice: quest'opera è una pietra di 2,5 metri. Quest'opera è dedicata a ragazzi e ragazze che in questo piccolo teatro si innamorarono. E fu così, perché il giorno di inaugurazione, ricordo che arrivai in ritardo come al solito, in questa piazza c'era il sindaco con il nastro tricolore, il E microfono, allora c'erano due grandi vasi vicino, in fianco all'ingresso, vasi con due piante, con nastrini rosa, una cosa di un kitsch insopportabile. Io veramente mi è venuto nervoso, incredibile. Allora, sottovoce, prima di poter parola, ho detto al sindaco: ma perché avete messo questi vasi? E dice: non lo so, nessuno sapeva niente. Poi dico: ma perché? Quindi sono passati 40 secondi di silenzio, e chi si è affacciato finalmente il direttore dell'impresa ha detto: no, ma guarda che sono quegli anziani che ci sono là in fondo. Allora questa cosa antipatica si è trasformata in una cosa molto bella, ha dato senso al lavoro. La didascalia che io ho fatto è stata importantissima, perché è un di dispositivo collettivo attivatore critico anche dell'opera politico nei confronti di alcune modalità con cui si fanno le opere d'arte, perciò la considero veramente un'opera manifesto del mio lavoro. Cioè da lì in poi tutte le opere mie pubbliche hanno seguito metodologicamente questo Grazie per approccio, aver no? ricordato quest'opera che è meravigliosa. Adelaide Corbetta, È facilissimo parlare dopo Garutti, è facilissimo. La Vabbè. comunicazione, che prima si chiamava pubblicità, mi ricordo una volta, ha acquistato nel tempo un'aura sempre più negativa, no? Come strumento di vendita di bisogni fittizi e ridondanti. C'era un direttore generale della RAI che in un'intervista disse: sì, ormai i programmi, quelli diciamo spazzatura, sono fatti per vendere utenti alla pubblicità. E invece i tuoi clienti sono tutte aziende che vendono Allora, cultura. doverosa premessa, io sono convinta che buona parte dei prodotti siano prodotti sani,
Non credo affatto che i prodotti culturali, perché fanno parte di questo mondo, siano di per sé sani. Conosco dei prodotti culturali assolutamente insani, che preferiscono promuovere. Alberto prima parlava della Chiesa Cattolica. Beh, non c'è stato un miglior comunicatore al mondo, non, a me non viene in mente, cioè con una capacità sopraffatta dall'incapacità attuale della Chiesa Cattolica di comunicare, considerando che loro ci hanno insegnato tutto, ci hanno insegnato i caratteri dai caratteri tipografici alla propaganda. Non abbiamo avuto degli altri maestri al come essere committente e di conseguenza anche come non esserlo. Cioè, il mio non vuole essere una apologia della metodologia. Il contributo che dovrebbe svolgere il mio mestiere è certamente quello dell'informazione di qualità. Ci deve essere una prima parte di studio e poi una seconda parte di declinazione di tutto, di declinazione di linguaggio, di scelta lessicale ma anche semantica, perché quando racconti di un museo è molto diverso di quando racconti di un quaderno Fabriano, per dire un altro dei prodotti di cui noi raccontiamo. Di certo devi conoscere un museo come devi conoscere la composizione della carta. La conoscenza non è imprescindibile. Certo. No, perché al di là di questa cosa della chiesa che è stata guidata come creatrice, ma poi anche sembra che accennasse, però per me è tantissimo il fatto che la Chiesa è stato il più grande committente. Ci sono stati principi, signori, ma la Chiesa, i papi sono stati grandi committenti. È ancora formidabile che hanno, come dire, condizionato la qualità dell'arte, hanno creato dei condizionamenti agli artisti, hanno creato dei limiti. Allora è interessantissimo il fatto che io penso che il limite sia la grande benzina necessaria all'arte. Cioè, quando gli artisti dicono io faccio quello che voglio, io sono libero, sono artista, sono un uomo libero, ma manco per niente. Ci sono dei limiti interessantissimi che producono quelle difficoltà, e gli artisti bravi nella storia dell'arte ci hanno dimostrato. Sono riusciti a risolvere dei problemi, no? Di relazione con lo spazio architettonico. La narrazione evangelica è quella lì. Dice, no, ma io faccio. No, tu fai così. No. No? Dice, sai, io sono Michelangelo, posso fare quello che voglio, quindi la Cappella Sistina voglio fare l'anno, ma tu la fai qui, sennò chiama Raffaello. Cioè, hai capito? Allora lì è una sfida straordinaria. In Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.